Ecco, voglio rispondere anche a Fabrizio che ci scrive, dice: ma sì, tutte belle parole, ma se le cose non vengono pubblicate sulle riviste scientifiche non hanno nessun valore. Guarda Fabrizio, facciamo una cosa, siccome la cura del plasma ancora non è pubblicata, ieri il professor De Donno qui da noi si augura proprio che questa cosa venga pubblicata, perché così, dice, se la smettono anche con tutte queste cose, hanno salvato vite. Noi abbiamo avuto anche la ragazza Pamela, che a me ha fatto commuovere, devo dire, il suo intervento ieri qui a Radio Radio, e andatevela a risentire, sia il professor De Donno che Pamela, che è stata salvata, lei, la sua bambina. Lei ha detto qui da noi ieri, dice: guardate, io avevo paura che fosse arrivata la mia ora, insomma, per me e per la mia bambina, e il plasma mi ha salvato. Ecco, guarda Fabrizio, facciamo una cosa, visto che questa cosa non è pubblicata, se te o qualcuno della tua famiglia dovesse malauguratamente, fai tutti gli scongiuri, prenderti sto Covid e necessiti di plasma, non te lo prendere perché non è pubblicato, non vale niente, non ha alcun valore. Visto che non ha alcun valore, non, la cura per te non c'è, non ha valore. Ma fuori dal caso personale, no? Sì, certo, no, è chiaro, è una battuta fuori dal caso. Naturalmente. Voglio dire, Fabrizio, scusami, non vale, Fabrizio, ma che cavolo scrivete? Ma che cosa dite? Ma che torniamo ai tempi di Galileo e dell'Inquisizione? Ma che cosa dite? Ma come vi viene? Io vedi Francesco, volevo... No, era per prendere in giro Tozzi. Ah, ok, era per prendere in giro. Scusa Fabrizio, vabbè, no, non avevo capito. Sì, no, Mario non è presente, probabilmente ci sta ascoltando. Non avevo capito l'ironia, scusami, avevo solamente... ecco, sì, perché poi ci sono tutte... Ma non è solo Mario a pensarla così. No, Fabrizio, così, Avevo letto solamente il corpo del tuo messaggio, ma non la firma con tutte le faccine, e vabbè, ho capito, era una presa in giro. No, però voglio dire, sì, però noi, ecco Francesco, lasciami 5 minuti soltanto per dire proprio questo. Allora, stamattina volevo proprio dire questo, e anzi, a questo punto ringrazio Fabrizio per l'ironia, perché Radio in questi mesi, ecco, si è distinta, io credo, proprio per questo, per aver dato spazio alle notizie, all'informazione seria, quella vera, non i 564% dei rotocalchi che hanno interesse a spaventare le persone, perché loro devono far numeri, devono produrre notizie quotidianamente e devono riempire pagine. Noi non siamo un rotocalco che deve riempire pagine, noi siamo una radio, una TV, un sito web che è, diciamo, è una timeline, che è diverso. Noi siamo una timeline che genera contenuto costantemente, 24 ore su 24, e non abbiamo bisogno dello sgub speciale per i click, eccetera. Noi generiamo contenuti che sono contenuti di intrattenimento personale con la gente che ci sta ascoltando. Cioè, in questo momento noi siamo in diretta, sono le 10.54, poi sì, è vero che c'è anche, diciamo, la possibilità di rivederci in differita tramite YouTube, tramite anche altre piattaforme che adesso stiamo realizzando, però quello è per chi non ha avuto la possibilità di vedere live e ha interesse a seguire un certo discorso. Però noi siamo in live, e tutto quello che appare anche su YouTube piuttosto che su altre piattaforme sono sempre estratti dal nostro live. Cioè, quello che noi facciamo in diretta, noi non abbiamo, ecco, se la regia inquadra sul mio tavolo, c'è solo un iPad per vedere quello che ci scrive la gente, qualche cosa, i miei appunti, ecco, io qua ho alcune domande che dovrò girare al professor Rezza fra poco, che ci fanno dalla redazione sportiva. Ovviamente ho parlato con Ilario stamattina e mi ha detto: visto che avete Rezza, facciamogli un po' di domande, quindi me le sono scritte. Ma non c'è nulla di, non c'è niente di preparato. Noi siamo in diretta, parliamo con la gente, ci rifacciamo alle cose che ci scrivono, viviamo la realtà quotidiana facendo compagnia alle persone, cercando di accendere qualche volta il nostro cervello, qualche volta ci riusciamo di più, qualche altra di meno, però siamo sicuramente indipendenti, non abbiamo lobby dietro che spingono per farci dire delle cose piuttosto che altre, non abbiamo partiti politici, non abbiamo la finanza, non abbiamo un certo genere di imprenditoria, siamo noi. Noi siamo allo stesso tempo chi gestisce tutto questo, perché ci autogestiamo, non abbiamo nessuno dietro all'infuori di noi, e siamo quelli che producono
questi contenuti di grandissima qualità. Ogni giorno ospitiamo le persone più importanti per ogni settore, quindi la politica, l'economia, la finanza, lo spettacolo, il calcio soprattutto. Abbiamo un parterre unico in Italia, non ce ne sono come qui a Radio Radio, e trattiamo le materie senza pregiudizi. Ovvio, noi abbiamo la nostra idea, Francesco, ognuno di noi ne ha una. E in qualche modo la esprimiamo anche, perché non siamo così ipocriti da non esprimerla. Se pensiamo una cosa la diciamo, ma lo facciamo in buona fede e poi soprattutto analizziamo quello che accade. Abbiamo preso a cuore la vicenda del professor De Donno dell'ospedale di Mantova, e lui ce ne rende merito e lo ringraziamo per la fiducia che ci sta dando. E quasi tutti i giorni ormai lo chiamiamo e chiamiamo i suoi pazienti perché vogliamo saperne di più, perché vogliamo conoscere la verità. Noi non sappiamo dov'è, perché non siamo dei medici, però abbiamo il cervello per pensare, per vedere che, ma scusami, ma se tu stavi male e ti hanno dato quasi per spacciato o nessuno riusciva a risolvere il tuo problema, è un protocollo ufficiale di un ospedale, di un medico, di uno scienziato, anzi, di un professore, di uno scienziato, di un medico, funziona. Protocolli validati dai comitati etici. Protocolli che sono all'interno di quello che si può fare, e i pazienti reagiscono bene. Ma scusate, e noi dobbiamo interessarci a questa cosa, non possiamo non interessarci. Mi sembra di ricordare la questione di Bella di 25 anni fa. Ma Arezza e gli altri comunque che cosa Adesso glielo chiediamo, adesso glielo chiediamo, approfittiamo anche per chiederglielo fra poco a professor Arezza, è chiaro, lo avremo qui fra qualche minuto apposta. Certo. Però quello che voglio dire, noi dobbiamo vederle, come siamo stati obbligati a vedere Di Bella all'epoca, e sappiamo come è andata a finire, perché lì Di Bella era solo, anziano, c'è Giuseppe che sta proseguendo la sua attività, però è chiaro che quando si è in pochi, poi lì c'è stata la falsa sperimentazione, la sperimentazione praticamente su persone che ormai con i farmaci scaduti, insomma abbiamo visto cosa è accaduto. Ecco, stavolta io credo che non accadrà la stessa cosa, perché c'è più gente, che c'è il mondo intero che sta seguendo questa cosa. Quindi io credo che andrà diversamente. È chiaro che con Big Pharma, che non guadagna nulla su questa storia, noi non possiamo pensare... Non possiamo pensare, Francesco, che non ci sia un'avversione, un farmaco che non ha costi e non ha guadagni per le case farmaceutiche. È chiaro che, Francesco, cioè non puoi tu dall'oggi al domani far crollare un'industria intera perché hai scoperto che, guarda caso, come dice il professor De Donno, è il popolo che aiuta il popolo, che salva il popolo, che cura il popolo, il popolo che è stato malato cura il popolo malato. Cioè è un principio troppo rivoluzionario per il mondo del mercato. È un principio che scardina tutto, come Di Bella all'epoca, forse adesso ancora di più, perché le evidenze sono evidenze troppo chiare, quindi è ovvio. Ma noi dobbiamo seguirla questa cosa, come così dobbiamo seguire la Costituzione con il professor Michetti, che ci spiega le incongruità di quello che è accaduto. Noi abbiamo accettato un qualcosa di incongruo e di incostituzionale. Questa è una cosa grave che peserà sulla nostra vita futura. È un popolo che non ha saputo ribellarsi, non al fatto magari di dover stare per un periodo anche con grande attenzione, come hanno fatto gli altri paesi, senza però obbligarci. Cioè, dovevano dirci di essere più responsabili, non imporci un qualcosa di incostituzionale, perché se tu violi la Costituzione una volta, lo puoi fare altre volte. Se il popolo ha accettato questa violazione, significa che ora lor signori sanno che potremmo accettare qualsiasi altra violazione, e questa è una perdita di sovranità del popolo, che è quello che prevede l'articolo 1 della nostra Costituzione, il lavoro e la sovranità. Non so se vi rendete conto, violati i primi articoli proprio, la sovranità del popolo e il lavoro. Questo noi non potevamo non vederlo, noi non possiamo non sentire il parere
e non possiamo non sentire neanche il parere degli economi come il professor Malvezzi. Poi io ho sentito anche altre voci qui a Radio Radio ed è giusto che sia così. Ecco, noi abbiamo svolto quello che un mezzo di comunicazione deve fare. Parola a tutti, libero pensiero per ognuno di noi. Ognuno di noi ha un pensiero. Qui, ripeto, parla Vergovic, parla Fabio, parla Ilario, parla Mario Tozzi, parla Marco Guidi, parlano tutti, parlano tutte le persone che abbiamo intervistato, è un elenco interminabile, ormai sono migliaia e migliaia, Francesco. E quello che voglio dire è che questo per noi è un grande orgoglio ed è molto bello poter fare questo. Devo dire peraltro, guarda, un'altra cosa che mi ha colpito molto nei contenuti che poi noi riproponiamo alla gente sotto forma ovviamente di registrazioni su YouTube, ripeto, piuttosto che su altre piattaforme, il gradimento della gente è bulgaro, è al 96-97%, sono alcuni video addirittura sono al 98-99%, proprio. Ed è bello vedere che nonostante la statistica, vedi Francesco, qui rientra, ci dice che in un mondo normale esiste un tot per cento di quelli che oggi si chiamano in gergo diciamo social troll, sai, sono i troll, no? I troll sono gli odiatori, quelli che anche se tu scrivi che il sole sorge ad est e tramonta a ovest ti dicono no, ma non è sicuro, ma chi l'ha detto, capito? Questi così, no? Sì, c'è chi la pensa diversamente, ma esatto, ci sono anche esatto, quelli che comunque i diversamente abili di testa, no? Cioè quelli che ho visto ieri, è uscito il video, poi ci fermiamo, è uscito il video con Pamela, questa ragazza che è stata salvata, un video un'intervista commovente che Luigia Luciani e Stefano Molinari hanno effettuato a questa ragazza che era praticamente disperata e lei stava comprendendo che la sua strada forse era giunta al termine, e poi invece ha incontrato il professor De Donno che l'ha ripresa per i capelli, lei e la sua bambina, e li ha riportati su questa terra a vivere una vita normale, ed è un'intervista commovente di una ragazza che ha semplicemente raccontato la sua storia, e abbiamo visto che nonostante tutto c'erano 2-3 pollici, come dire, ma che ci fate sentire, capito? Come, cioè, il pazzo lo trovi sempre, quindi. Ed è, ripeto, una soddisfazione però vedere che invece il numero dei troll, gli odiatori, cioè sostanzialmente malati di mente, ovvio, sono pochi. Cioè quelle persone che a tutti i costi odiano, che scrivono delle cose allucinanti, noi li lasciamo scrivere. Poi è peccato che tante volte YouTube le cancella, perché è ovvio che lì c'è una policy che va rispettata e ci sono degli algoritmi che poi leggono i messaggi sgradevoli, quindi c'è un insieme di parole e vengono automaticamente cancellati dal sistema. È un peccato perché è bello vedere anche questa parte, ecco quello che volevo dire. Francesco, Radio, credo che Radio rappresenti quello che dovrebbe essere un mezzo di informazione, cioè libertà, ovviamente entro i limiti del codice penale, chiaro, perché se poi c'è qualcuno che scrive delle frasi ingiuriose eccetera eccetera, quello è ovvio che la cancellazione è d'obbligo, lì non si parla di censura, si parla di buonsenso e si parla di educazione, però voglio dire, questo è quello che accade. Ecco, noi nei prossimi giorni, Francesco, sapremo se il nostro governo, il nostro Stato tiene a questo genere di editoria, cioè quella come Radio, noi ed altri colleghi che svolgono il lavoro così come lo facciamo noi, con lo stesso spirito di pluralismo, di informazione, parlare di tutto senza lasciare indietro nulla, senza pregiudizi, senza che bisogna scriverle, ciugnecer le cose per farle validare. Anche no. Se ci viene segnalato da Patrizia e ci manda anche poi uno screenshot che oggi Nature ha pubblicato invece i risultati della cura, ecco, del professor Di Donno. Ragazzi, ieri sera da noi Di Donno ha detto speriamo che li pubblichino. Se la notizia è li hanno pubblicati, vorrà dire sì, che... ecco, c'è uno... Vabbè. Vedi? Questo è uno screenshot. Va bene. Con la First Choice Threat. Perfetto, benissimo. Poi, vorrà dire che stasera risentiremo il professore e credo che avrà stappato champagne se è vera questa cosa. Comunque, insomma, avrà la sua soddisfazione. Direi proprio di sì. Quella di molti altri. Fermati là. Benissimo. No, però finisco, scusami. È brevissimo, per però. Per dire questo, Francesco, cioè, noi vedremo se nei prossimi giorni il nostro governo terrà ad un genere di editoria come la nostra e quella di altri colleghi, ovviamente, che si comportano allo stesso modo come facciamo noi, ok? Oppure se preferisce continuare a dare danaro a pioggia a quella editoria impura
figlia delle multinazionali, della società con sede in Olanda e di un'editoria che non è un'editoria ma è semplice intrattenimento musicale o più, che peraltro è di proprietà di società residenti in Olanda o di multinazionali, eccetera eccetera eccetera. Il nostro governo è anche atteso a questa prova nei prossimi giorni, soprattutto in un momento di crisi come questo, e vediamo. Noi abbiamo mandato degli input per tutti, ovviamente a nome di tutti, per capire se iniziative come queste, composte da decine e decine di persone che sono dall'altra parte del vetro e che sono nei nostri uffici e che io non smetterò mai di ringraziare e di dire che faremo di tutto affinché questa prova verrà superata. Noi metteremo in pratica tutti gli strumenti per superare questa prova, anche se nessuno ci aiuterà. Sappiamo che c'è chi ci aiuterà ed è il pubblico che ci ascolta, ma se ci aiuterà anche il governo, noi ne terremo conto e ne daremo atto, perché così come siamo pronti a criticare se qualcosa non va, saremo pronti a pubblicizzare e anche a ringraziare quando qualcosa va. Quindi per questo noi facciamo parlare tutti e chiediamo il contributo di tutti, anche perché per giudicare, anche nel male, bisogna sapere. E quindi questo è quello che facciamo. Torniamo.